Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione dell'Open d'Italia Disabili, supported by Regione Marche, torneo internazionale inserito nel circuito dell'EDGA, aperto a tutte le tipologie di disabilità e alle sei categorie di golf handicap. Arrivato quest'anno alla 24ª edizione, ha il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico ed è ormai alle porte. Si disputerà al Conero Golf Club di Sirolo il 12 e il 13 aprile. Per la prima volta nella regione Marche che è presente in sponsor del torneo anche per il 2025 e per il 2026. Un saluto e un ringraziamento particolare al Ministro per la Disabilità in videocollegamento, Alessandra Locatelli. Un ringraziamento al Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, per l'ospitalità e il grande supporto. Al Presidente della Federgolf, Franco Chimenti. Al direttore dell'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione della Regione Marche, Marco Bruschini. A Fabio Luna, presidente del CONI Marche. A Luca Savoiardi, presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Ai sindaci presenti, agli assessori, a tutte le personalità politiche e sportive presenti in sala e soprattutto, permettetemi di dire, a quelli che sono i veri protagonisti di questa giornata, i campioni dell'Open d'Italia Disabili 2024. Ministro Locatelli, vengo da lei. Sport e inclusione tra fair play e agonismo e tante storie di atleti e atleti che dimostrano che non esistono limiti di fronte alle proprie passioni. Grazie, buongiorno a tutti, dicevo, grazie a voi che avete organizzato, ma un saluto al presidente Acquaroli, al presidente Chimenti, naturalmente anche ai consiglieri regionali Anna Menchi e Mirko Bilò che si sono dati tanto da fare per questo evento e mi hanno contattata insomma per poter portare un saluto, una riflessione. Stavate parlando appunto del fair play, della partecipazione. Io credo che ci sia anche un tema legato all'accessibilità universale allo sport del golf, all'autonomia e a una grande soddisfazione e autorealizzazione personale. Perciò saluto anche tutti i campioni, gli atleti, i tecnici, coloro che collaborano ogni giorno con appunto i nostri atleti e saluto anche i presidenti del CONI, del CIP, tutti coloro anche che sul territorio con vari ruoli amministrativi, gestionali e politici sostengono e sviluppano queste possibilità, queste opportunità che non hanno a che fare solo con la dimensione sportiva, ma hanno a che fare davvero con un cambio culturale che anche a livello governativo, con le grandi opportunità che abbiamo quest'anno, naturalmente con la legge delega, la riforma sulla disabilità, stiamo portando avanti. E devo dire che sono ancora più contenta che le Marche abbiano avuto la capacità e abbiano saputo cogliere l'opportunità di ospitare l'Open d'Italia del Golf Disabili in quest'anno in cui il governo italiano, con la presidenza del G7, per la prima volta nella storia organizzerà in Italia un G7 sull'inclusione e la disabilità. Quindi credo che stiamo davvero dando una dimostrazione anche di rete, di capacità di portare avanti insieme progetti importanti, innovativi e che mettono al centro le persone. Mettere al centro le persone significa ricordarsi sempre che ognuno ha bisogno sicuramente del benessere, della cura, della salute, degli aspetti sanitari, ma ogni persona ha bisogno anche della possibilità di realizzarsi nella dimensione della vita sociale, ricreativa, sportiva, relazionale e affettiva. E io penso che il diritto di tutti sia quello di essere felici e molto spesso i nostri campioni, i nostri atleti, anche nel gioco del golf, ne abbiamo parlato più volte anche con il dottor Chimenti, no? Quando ci siamo trovati a parlare appunto di quanto sono felici e quanto dimostrano i loro talenti, le loro competenze, tutte le persone che possono approcciarsi allo sport in generale, ma al golf proprio perché ha una caratteristica di accessibilità che veramente è unica nel suo genere, ma è unica nel suo genere anche perché c'è chi sa come voi offrire queste opportunità a tutti. Quindi davvero i miei complimenti alla Regione Marche, a tutti voi che state lavorando insieme e
e soprattutto ai nostri ragazzi, ai nostri atleti, ai nostri campioni, a tutti coloro che gli sono vicini ogni giorno, senza dimenticare le famiglie, che sono il perno vitale per la nostra società e anche per i nostri atleti. E quindi grazie davvero a tutti per questa sfida importante che presto vedrà protagonisti gli atleti italiani nell'Open di golf. Grazie. Grazie davvero Ministro, la salutiamo, sappiamo che ha importanti impegni istituzionali, la ringraziamo ancora per la vicinanza e il supporto, è sempre la benvenuta, grazie. Grazie a voi. E adesso entriamo un po' in clima Open d'Italia, mancano pochi giorni, 48 partecipanti in gara, alcuni tra i migliori giocatori al mondo del ranking EDGA. Ecco, lasciamo parlare le immagini con un video. Presidente Acquaroli, storie di sport, storie di vita, lo sport, il golf come veicolo di inclusione sociale in una regione meravigliosa che ha tanto creduto in questo evento per il presente ma anche per il futuro. Sì, buongiorno a tutti, un saluto al Ministro, un saluto al Presidente Chimenti, al Dottore Boschini ma anche a tutte le autorità, i sindaci, gli assessori, i consiglieri regionali, il Presidente del CONI, Luca Savoiardi, Fabio Luna, insomma tutti voi, grazie, grazie agli atleti, grazie al Presidente del Parco del Conero. Noi abbiamo creduto e crediamo molto in questa iniziativa perché è un'iniziativa che ha un sapore particolare, è un sapore speciale che siamo fieri e orgogliosi di ospitare e con cui vogliamo anche far conoscere di più e meglio il nostro territorio. Il nostro è un territorio molto accogliente, in un parco, quello del Conero, che è assolutamente una delle località più belle della nostra regione, dove c'è una struttura che è il Conero Golf Club, che è una punta di diamante per lo sport, ma non solo. E ecco, il nostro è un auspicio che per il tramite di questa iniziativa si possa accrescere un messaggio di inclusione, ma anche di forza che vuole esprimere la nostra regione in termini turistici, in termini ricettivi, in termini di capacità di proporsi. È un evento che ci aiuta tantissimo anche nella destagionalizzazione, perché siamo nella bassa stagione, che porta un clamore mediatico e credo che porta il favore e l'attenzione di tutti nella nostra regione, non solo. Quindi io veramente sono molto soddisfatto. Voglio ringraziare tutti coloro, tantissimi, non li citerò tutti, che o meglio, bisognerebbe citare tutti, ma non voglio perché sarebbe un elenco infinito, che hanno lavorato per la realizzazione di questo evento. Ringrazio Anna Menghi, che in Consiglio regionale è particolarmente sempre attenta, Mirko Birò e Ilinda, che è qui con noi, Linda Lezzi, i nostri consiglieri regionali, e il dottor Bruschini e il presidente Chimenti, che hanno però finalizzato questa iniziativa. Dicevo, per noi è un'iniziativa molto importante, che tocca lo sport, tocca l'inclusione, tocca il territorio con le nostre eccellenze, tocca il turismo, tocca la destagionalizzazione, è un banco di prova dove noi ci mettiamo in gioco. Speriamo che la nostra regione, con tutti i suoi organismi, possano essere all'altezza di un evento di natura internazionale e speriamo che quello che
quest'anno è l'inizio di un percorso, possa segnare un percorso lungo, vincente e soprattutto che trovi la soddisfazione di chi viene qui a trovarci. Grazie davvero, Presidente. Presidente Chimenti, con il golf, con lo sport, si prova e si deve contribuire a diffondere un po' quella che deve essere la cultura dell'inclusione. Uno sport e un settore, quello paralimpico, in grande espansione, una meravigliosa realtà, con la speranza che presto il golf possiamo vederlo anche alle Paralimpiadi. Eh sì, questa è la speranza. Vi voglio dire che il fatto che una regione come le Marche, a cui sono molto vicino per ragioni familiari, perché mia moglie è marchigiana di Macerata, e per cui io sono stato presente per tanto, in tante occasioni. Intanto vorrei dire che oggi è un giorno per me particolarmente fortunato, perché finalmente conosco il presidente Acquaroli, di cui si parla benissimo. E allora, no, ma guardate, dire che non è facile è così mostrarsi poco quando si hanno determinate funzioni e requisiti, ma questa è fa parte di una cultura particolare. Questo lo riguarda, perché di lui si parla benissimo, con nessuna voglia di strafare, di apparire, per cui non lo sappiamo. Allora, in un anno irripetibile, perché lo consideriamo immediatamente successivo all'ultimo anno in cui si è disputata questa Ryder Cup, che ha rappresentato un evento inimmaginabile come proporzioni. Siamo celebrati sinceramente in tutto il mondo, in tutto il mondo. Vi dico che andando a Londra e alla consegna del passaporto mi hanno chiesto se io fossi quello che mi ero occupato di. No, questo, in questa situazione di grande visibilità per noi, poter svolgere questo Open qui nelle Marche e ripeterlo negli anni prossimi, Presidente, questo è molto importante. Per noi è un motivo di soddisfazione assoluta. Per cui ci ho tenuto moltissimo ad essere presente, perché mi pareva che non ci potesse essere nessun motivo per disertare una presentazione di questo tipo. Il golf ha una capacità di adeguarsi alle possibilità di chi si trova in certe condizioni e che permette di esprimersi allo stesso livello. Guardate, magari vi è sfuggito questo, ma io vedere un non vedente che colpisce una pallina di queste dimensioni da 200 metri e la mette a pochi centimetri dalla buca, non vedente, pensate, guidato ovviamente, come possa rispondere alle attese di gente che merita moltissimo. È chiaro? Allora, veramente, questa regione che ha raccolto questa nostra istanza, per cui un presidente illuminato, le persone che gli sono accanto, dottor Bruschini e il mio amico Luca,
che vedo qui amicissimo e che vi rappresenta Alconi con grande, tantissima, la nostra Linda, era vicinissimo al nostro sottosegretario dello sport che era la Vezzali, che poi è vostra conterranea anche, cioè, e poi il mio amico presidente del Conero e tutti gli altri che sono qui, peccato non riuscire a citarvi, è una cosa che oggi mi riempie di soddisfazione. Io sono certo che faremo qualcosa che resterà nella testa della gente e siamo felici di farlo in un momento in cui questo nostro sport ha un'evidenza particolarissima. Grazie per questa accoglienza. Grazie Presidente Chimenti, parlavamo dei protagonisti in campo, allora li vorrei presentare tutti. Intanto qui ci sono Lori Strada, Cristiano Berlanda, Mario Gazzetta, li presenterà però Tommaso Perrino. Tommaso Perrino ha vinto già 3 volte l'Open d'Italia disabili nel 2019, nel 2021, nel 2022, secondo nel 2023, ottavo nel ranking mondiale, è campione italiano in carica ed è campione europeo individuale e soprattutto è anche il commissario tecnico di questi meravigliosi ragazzi e ragazze. Buongiorno a tutti. È un onore per me parlare davanti a tante personalità così importanti. Vorrei ringraziare il presidente Acquaroli, il presidente Franco Chimenti, che ormai per me è un amico in quanto mi ha sempre accompagnato in questo viaggio. Insieme al collega che ormai è il direttore tecnico Matteo Del Podio, sono fiero di dire che abbiamo costruito una rete per questa nazionale paralimpica davvero importante. In pochi anni siamo riusciti ad avere grandi successi in tutte le categorie, perché l'altro anno oltre a me hanno vinto gli europei anche nelle altre categorie, anche gli altri ragazzi. Lo sport è bello perché unisce, perché si porta dietro tanti valori di amicizia, di inclusione, di amore, di condivisione, e oggi parlare di condivisione è forse il punto più importante, perché vedere che una regione ha condiviso con una federazione riuscire a portare un evento di questa importanza, perché per noi è forse l'evento più importante dell'anno, e dargli tutto questo risalto è veramente un orgoglio. Il golf si sa, purtroppo un giorno si gioca bene, un giorno no, e quindi difficile fare pronostici, però è bellissimo vedere tanti atleti da tutto il mondo che si vengono a misurare, che vengono a condividere esperienze, giornate, e che danno il massimo in questo sport che ci sta dando, diciamo, una seconda vita, una seconda gioia, una seconda vittoria, a prescindere dai risultati. Quindi vi ringrazio tutti, spero che ci seguiate. Complimenti, perché veramente mi viene quasi da tremare davanti veramente a un Open d'Italia di questa caratura, che per noi è la prima volta, ma di grande soddisfazione. Grazie. Un saluto al direttore tecnico delle squadre nazionali della FIG, Matteo Del Podio. E adesso Marco Bruschini, direttore dell'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche. Sport e non solo, le Marche come nuova destinazione dell'Open d'Italia Disabili, un'opportunità anche per promuovere il turismo, anche golfistico, e valorizzare quelle che sono le eccellenze di questa meravigliosa regione. Grazie. Sono le Marche protagoniste, questa è la cosa che ci piace di più, insomma, ecco, cioè riuscire a far vedere che le Marche possono giocare, devono giocare la Champions League e hanno tutte le caratteristiche per essere al centro dell'attenzione. Questo lo facciamo. Un grazie veramente particolare a un mito che si chiama Franco Chimenti, perché ci ha portato la Ryder Cup e quindi veramente, e glielo dico da romanista, quindi... È molto sincero. Esatto. E quindi, quindi no, grazie, perché io l'ho vissuta a Roma e Roma veramente è cambiata dopo la Ryder Cup.
È stato secondo me complicato farlo capire l'importanza della Ryder Cup, perché penso che avete veramente sudato le sette camicie, però oggi c'è una Roma pre-Ryder Cup e una Roma dopo Ryder Cup. Questo è un tema veramente importante, quindi per noi è veramente stata una sfida importante, ci abbiamo messo una grande passione, ma ci siamo riusciti. E abbiamo tante soddisfazioni. La prima soddisfazione è che sarà un impegno triennale, quindi non è uno spot, ma sarà una cosa che si ripete, e quindi seconda, che abbiamo vinto almeno sul Piemonte, sulla Toscana e sulla Puglia, no? Quindi vuol dire che siamo bravi. E quindi no, questo grazie ovviamente alla federazione, perché ci sono stati vicini, al segretario generale Marta che ci ha dato una mano importante, a tutto insomma lo staff della federazione. È una grande soddisfazione, anche perché significa, attraverso lo sport, uno sport fortemente inclusivo, ci consente di fare promozione del territorio, ci consente di far vedere il campo del Conero, che è un campo da ovviamente 18 buche, che è stato completamente rivisto, completamente ristrutturato. Penso che siamo stati in grado anche di rispondere alle richieste che ci ha fatto la federazione, perché c'era ovviamente necessità di fare un restyling del campo, quindi è stato fatto con grande passione e con grande professionalità, e quindi siamo in grado di fare la nostra bella figura. Io chiudo facendo una battuta sempre al presidente. Dal Marco Simone vedevamo la cupola di San Pietro, dalla buca 5 del Conero vediamo la cupola di Loreto, che è la seconda basilica della cristianità. Quindi diciamo che c'è stato un passaggio del testimone dalla Ryder all'Open dei disabili, appunto, delle Marche. Grazie. Non resta che ricordare questo bellissimo e importante appuntamento, 12-13 aprile, Conero Golf Club. Qui c'è i due presidenti, il presidente dell'associazione immobiliare Marco Roccheggiani e il presidente dell'associazione sportiva Roberto Malatini. Un campo all'avanguardia, inaugurato nel 1992, che si sviluppa all'interno del Parco del Conero. Qui presidente Luigi Conte, che salutiamo, e davvero, senza voler dimenticare nessuno, un ringraziamento a tutta la Regione Marche, a Michele Emilia, a Giovanni Casoni, a tutto lo staff, al garante per i diritti della persona della Regione Marche Giancarlo Giulianelli, al presidente AMAP Marco Rodoni, a tutti coloro che hanno collaborato a questo evento, e non ultimi i sindaci, gli assessori, i consiglieri, tutte le autorità. Veramente seguite questi ragazzi, un grazie agli operatori dell'informazione, perché queste storie vanno davvero raccontate, hanno bisogno di veramente di un megafono che possa amplificarle e raccontarle. Grazie a tutti.